ultimi giorni prima della prima fine dell'anno e noi vogliamo dire che a gennaio del 2022 votiamo Casini. Per il Quirinale vedremo, un'altra partita. Eccoci qui, Valerio Casini, come stai? Bene, bene, molto bene. Valerio ha vinto alla... Quanti voti hai preso? Alle... 3.600. Cioè, Valerio Casini è stato il primo degli eletti della lista Calenda, che è stata la prima lista a Roma. Ha fatto il botto, quindi insieme a Francesca è consigliere comunale e in questi giorni vuole fare un po' di vacanze. Però ci siamo messi a disposizione subito, direi, anzi no, proprio perché ci piace tanto stare... tra le persone e freschi di questa campagna elettorale, invece abbiamo accettato questa importante sfida di candidarci al collegio di Roma 1. Guardate che questa è una cosa importantissima, il 16, 17 o 16? 16, 16. 16, 16 basta, il 16 gennaio si vota per Roma 1, voi direte chi se ne frega Roma 1? È fondamentale, perché a Roma 1 ci sarà un bel simbolo che è quello di Italia Viva e un bel candidato che è Valerio Casini. E la differenza finalmente la fanno i voti e non i sondaggi, questa è la cosa fondamentale. Quindi noi diremo faremo in queste ore una campagna elettorale a tappeto, vi faremo fare al massimo il brindisi di Capodanno e poi da qui al 16 gennaio, ragazzi, ce la giochiamo sul filo dei voti. Perché? Perché anche convincere 5-10 persone della cerchia delle persone vicine farà la differenza per far capire che Italia Viva non ha il 2% come ci continuano a dire sui sondaggi e nei talk show, ma ha un candidato serio, una proposta credibile e un risultato che secondo me sarà una sorpresa. Quindi, vabbè, siamo nelle tue mani. Grazie, dobbiamo dare tutto, i riformisti devono essere uniti e coraggiosi, soprattutto durante queste settimane. Lo abbiamo dimostrato a Roma con un risultato enorme, con più del 30% della lista di questa area centrale che a Roma già esiste e che siamo sicuri sarà un laboratorio da esportare a livello nazionale, quindi sono convinto faremo un grande risultato con l'aiuto di tutti voi. E per chiedervi l'aiuto ci diamo appuntamento, va bene, tu cosa facciamo dopo la Befana? Sì. Almeno la Befana te la facciamo fare tranquilla, venga anch'io però così a dominarti la vita, direi il 7 gennaio da Roma, da un luogo simbolico del collegio di Roma 1, faremo un grande appuntamento, poi compatibilmente con i contagi sarà possibile anche in videoconferenza per qualcuno, in presenza per altri, ma il 7 gennaio nel pomeriggio saremo con Valerio a fare una grande iniziativa con tutti gli amici di Roma, ma anche quelli che non sono romani ma che hanno un amico, un ex fidanzato, un collega, un parente che risiede nel collegio di Roma 1, la capitale del mondo, la capitale d'Italia e quindi di conseguenza bisogna che sia anche la capitale dei riformisti. Quindi appuntamento al 7 gennaio per la nostra riunione, 16 gennaio per votare Casini e già che ci siamo, buon anno a tutte e a tutti e buon anno a Valerio, che è un grande e che anche stavolta si è messo a disposizione, farà un risultato sorprendente. Auguri a tutti!